prossimo ospite abbiamo avuto una regista con la sua produttrice, un regista. Qui abbiamo l'onore di avere una persona, non è il regista, però è una persona altrettanto importante nello sviluppo di un film. Io inviterei quindi qua sul palco Matteo Delai, montatore di Inutile al Mondo. Ciao Matteo, come va? Bene, bene. Porto i saluti anche di Antonio che non è riuscito ad esserci. Grazie, grazie. So, as I said, we had a director with a producer, we had a director, and in this case we have not a director, but as someone also really important in developing a movie, the editor of the movie Inutile al Mondo. Io di nuovo ti accolgo qui fra noi. Come prima domanda ti chiederei se al modo tuo, dal punto di vista del tuo lavoro e del tuo ruolo all'interno del film, ci vuoi parlare e descrivere il film. So the first question will be from the specific point of view of your place in the movie, how, if you want to talk about the project and how it came to be. Sì, diciamo che rispetto agli altri lavori di Antonio, dove in realtà un regista molto attento alla sceneggiatura, quindi non... è una cosa molto importante per lui. Qua invece si è voluto mettere un po' alla prova e è andato a creare, diciamo, questo ritratto della propria nonna, così, basandosi sulle sensazioni, e quindi è arrivato a me con del materiale e con una sensazione ben chiara, nel senso che ogni clip che aveva girato conteneva quel senso di ineluttabilità davanti allo scorrere del tempo, e quindi abbiamo scritto il film direttamente in montaggio, non l'abbiamo neanche riscritto, l'abbiamo proprio scritto una prima volta, dopodiché è tornato di nuovo a girare, girando materiale totalmente diverso che comunque non avevamo scritto, ma basandosi sempre su quel percorso di ricerca che aveva, e anche quella dolcezza, cioè quel sentimento contrapposto fra la dolcezza e l'amore che ha verso la nonna e questo sentimento davanti alla fine, nel senso, cos'è una persona alla fine della propria vita, cioè qual è la propria funzione o come può stare con se stessa in quel frangente. E niente, così abbiamo lavorato all'interno del progetto. So, as Matteo said, Antonio Romagnoli, the director of the movie, who sends his regards, he's always been a director that was always following a strict script. Like, it's always one that always came with a script, and for the first time it came with a project that was without script. It was a project actually that was born in the editing, because he came with this material of his grandmother, and it came with a feeling, came with a sentiment of a feeling that what he wanted to represent through the images. So trying to work with the editing of these clips, they decided to go again to visit the grandmother and to shot more material of a grandmother, trying always to maintain the sense, the feeling, the original feeling that the director had, which was a sort of a sweet, bittersweet feeling of a elderly person that tries to tell stories and tales, all these anecdotes and stories about herself and about other stuff, but always face and also facing the fact that being very old, being close to basically to the last years of the life. And so what was the feeling of facing that sentiment and still dealing with all the daily life? Quindi, come detto, è stato un progetto totalmente nato nella cabina di montaggio. Quello che vorrei sapere è chiedere, soprattutto in modo che il pubblico venga a sapere, com'è stato più o meno il processo di arrivare a montare determinate scelte, qual è stata la priorità
nel filmare, perché nel film ci sono molte quasi scene, oserei dire scene di intermezzo fra le riprese della nonna e del suo intorno. Ci sono dettagli di televisori, dettagli di luci, dettagli anche di cibi e di carcasse, quindi l'idea, qual è stato più o meno l'idea e il processo dietro la struttura di montaggio e come si arriva e come era pensata da te, D'Antonio, sulla trasmettere visivamente questo sentimento. The question is basically the movie, as you said before, basically came together in the editing room. So the question is, because the movie is a very particular edited movie, because yes, it's about a grandmother, but it has like sort of a transitional images in between like shots of television, shots of a light, shots of food, and the carcass of the food. So my question is, how was exactly the dialogue, and what was the decisions made to translate the sentiment through all those images, and how was the structural and narrative point that you and Antonio tried to follow? Sì, io credo che queste immagini si possano dividere in due sezioni, nel senso una che invece sono quelle della carcassa, delle nature morte, che sono molto collegate al territorio che abita Maria, che è la Calabria, quindi questi ambienti molto arsi e sperduti, tutti di solitudine, e che in qualche modo rappresentano anche lo stato in cui sua nonna si trova. E anche la stufa, per esempio, era l'unico, diciamo, l'unico oggetto che dava un certo qual modo di calore all'interno della casa e dell'ambiente. Anche il capretto e la Pasqua, quindi quel momento in cui si riunisce la famiglia. Quindi c'è sentimento del sacrificio che però riunisce pochi componenti della famiglia. Dall'altro lato invece c'è questa televisione che continua ad inondare di informazioni e che in realtà sua nonna utilizza per dormire, nel senso che non è che stia lì veramente a guardare le si siede, poi mentre va piano si addormenta. E lì allora abbiamo iniziato, diciamo, oltre alle riprese, quelle documentaristiche, a entrare con una linea invece un po' più narrativa, nel senso che, non, che sono i tre elementi che portano a livello di quei telegiornali, che sono la scoperta della fotografia del buco nero e del suono del buco nero, l'esistenza di questa medusa molto piccola che riesce a invertire la propria fase di invecchiamento, quindi torna giovane, sorta di medusa immortale, e ciò che in realtà in quel periodo lì è accaduto, che è stato l'incendio di Notre Dame, che comunque erano tutte e tre, diciamo, fatti che colpivano in qualche modo in maniera trasversale la sensazione del film. E lì li abbiamo utilizzati anche per portare invece ciò che invece è la nostra società, la nostra contemporaneità, con ritmi molto più serrati e anche violenti, per poi appunto liberarla all'interno dei sogni, in questi ricordi di queste nature morte, che è il suo territorio, con quel bianco e nero che invece cerca un attimo di distendere e riportare il valore che porta con sé la vita di Maria, nel senso il suo ritmo naturale, che non è quello imposto delle immagini davanti alla televisione. Grazie tante per la risposta, molto, molto bella. So basically how it came around is that Maria, the director's grandmother, lives in comes from La Calabria. So the idea was to translate the aspect of the territory through all the regional particularity of the era, through the carcass and through the woods and everything, and to trying to translate it into the daily structure and life and rhythm of this elderly woman, but also to represent through
specific, you know, for example, the lamb, the little lamb that you represent the Easter as a mean of representation of the Easter, and to the gather rounds of the family, and representing the little heater called light, my mistake, of the little heater representing the heat, the only heat available during cold days in the house, and the television with three particular events. One was the shot and the photography of the black hole and the sound of the black hole, the little sea jellyfish that was discovered that it could basically progress through the aging process, and it basically became, in short, as an immortal jellyfish. And in the moment what occurred, it was also the fires in the Notre Dame Cathedral. And it was also a mean of representation, because the television wasn't, the grandma wasn't watching the television. It was more like a lullaby, you know, like to get to sleep, she puts on the television and she receives all the information, but doesn't react to it, and she doesn't feel represented to it. And to put in context the places and the images of the territory, through a oneric state in the black and white, to represent all the other things and the typical things of the territory, to more go to get in line with the actual rhythm of her daily life, and also through the stories and tales that she would tell to the camera and to the director. So to represent, to translate the bittersweet feeling that the director had for these images, and how it came to be together through editing. Io per chiudere chiederei se, immagino quindi che sei stato collaboratore di Antonio ormai da già da molto tempo. Sì, in realtà diciamo sì, ci siamo scambiati spesso opinioni, nel senso, intanto in questo caso ho fatto da montatore, però sono regista di base, quindi diciamo da regista a regista siamo sempre letti le sceneggiature a vicenda, siamo sempre confrontati all'interno dei lavori. So what I had was if he and Antonio were always collaborating, and as he said, he's also a director, but in this case he works as an editor, and had conversations with him and opinions about, also from the point of view of a director to another director, and to work together in symbiosis. E quindi quello che vorrei chiedere è qual è il futuro per i tuoi progetti, e se sai anche di qualcosa, magari di Antonio, già che ci siamo. Se sai, visto che ne fai le veci, esatto. Se sai anche di lui, e se soprattutto tornerete a collaborare insieme nello stesso modo, se il processo di lavorare senza sceneggiatura, lavorare insieme in stanza di montaggio, è stato produttivo ed è qualcosa che vorreste ritornare a fare o no. So the question is also being doing the parts of Antonio, is if you two will work together again, if he works again in the future, what he says, what your careers will be, and what are you doing right now with your careers, and if you think working together again through editing without script, and only doing and working together in the editing room has proved like successful and fruitful, and you think we will do it again or not. No, sicuramente questo progetto ci ha dato tanto ad entrambi. Lavoreremo insieme di nuovo a ottobre sul nuovo cortometraggio di Antonio, dove però farò d'aiuto regia, quindi mi sposto un attimo, e poi anche in lavorazione, anche in fase di sceneggiatura, ma quasi ultimata, un progetto per un lungo, 2019, ambientato a una commedia grottesca ambientata sul tram 19 di Roma. Io invece appunto con Antonio ho fatto leggere tantissimo la sceneggiatura ancora anni fa, sto per chiudere diciamo la fase di post produzione del mio film, che è La Ballata dei Miseri, credo nel 2022 di riuscire a portare fuori. So in October he will work again as Antonio, only not as an editor, but as a assistant director, basically. So he switches places, and they're also finishing the project of another movie called about the Tram 19 in Rome, which is a bizarre place where lots of things happen,
I can assure being alone. And also Matteo in particular, he's also finishing the post-production on a movie called La Ballata dei Miseri, the Ballad of the Miserables. And that he will try to finish by 2022 and maybe hopefully see it in the cinemas or in this festival. And beh, io ti ringrazio di nuovo Matteo, ti ringrazio tanto per le risposte che hai dato, che molto spesso si dimentica che il montaggio è forse la vera declinazione del verbo cinema, in un certo senso, perché senza montaggio non riusciremo a vedere molti dei film che abbiamo qua stasera e che possiamo vedere in altri contesti. Quindi ti ringrazio di nuovo, grazie tante.